Ragazzi, ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video e benvenute a tutte le nuove iscritte. Grazie, grazie mille per tutti i commenti che mi lasciate, per i mi piace, per le iscrizioni, per i mi piace che mi lasciate anche su Instagram, dove vi ricordo che mi trovate come Rossi Makeup. Quindi se ancora non mi avete su Instagram, aggiungetemi perché se mi seguite lì non perderete veramente, veramente nessun video. Allora, oggi volevo fare un video un pochino più chiacchiericcio, perché alcuni anni fa, non mi ricordo più nemmeno quanti, ho fatto un video dove parlo della luce pulsata. Perché avevo comprato un dispositivo per fare la luce pulsata in casa. Allora, per chi non lo sapesse, cos'è la luce pulsata? È un trattamento che si fa in casa o dell'estetista o centri medici, così, per la riduzione e in teoria l'eliminazione dei peli superflui. E io avevo fatto quel video in cui avevo finalmente comprato questo dispositivo per eliminare i peli. Un dispositivo casalingo. Poi non ho più fatto video aggiornamento, ve lo facevo vedere, ve lo mostravo, vi ho fatto forse un aggiornamento, solo che poi non vi ho più fatto sapere niente, c'è un motivo specifico. Devo dire che in questi anni ho cambiato anche tipologia di luce pulsata, nel senso che sono andata prima ho fatto la luce pulsata a casa in una zona. Poi, sempre nella stessa zona, l'ho fatta in un centro specializzato di luce pulsata, dove fanno la luce pulsata a low cost. E adesso la sto facendo dall'estetista, dalla mia estetista. Volevo parlarvi un pochino della mia esperienza, anche se non è ancora, per quanto riguarda l'ultimo trattamento, non è ancora definitiva e ci sono un pochino di punti così, comunque vedrete nel corso del video. Anche perché continuate a chiedermi, dopo tantissimi anni da quel video, continuamente, forse è uno dei miei video più commentati, rispondervi, quindi ho deciso di rispondervi in un unico video, che è questo. Ritornando a noi, allora iniziamo dall'inizio. Alcuni anni fa ho comprato questo dispositivo della Imetec. Per vedere il video, ve lo lascio qui o comunque nell'info box, così potete vedere tutto ciò che riguardava questo dispositivo, che serviva per fare la luce pulsata a casa. Ho iniziato a farla con una certa costanza per un po' di mesi. Era un dispositivo che non ha ovviamente un'intensità elevata da centro estetico, però diciamo che ne parlavano bene. Ho iniziato a farla e continuavo a farla. Il punto è che effettivamente non vedevo tutti questi gran risultati. Al che a un certo punto ho detto: vabbè, basta, mi sono un po' rotta. Anche perché bisogna essere molto, molto costanti nel tempo per vedere effettivamente se c'è qualche risultato. E in realtà dopo un po' divento un po' scostante e l'ho messo da parte, anche perché me lo dimenticavo. Dovrei mettermi per esempio una sveglia e farlo ogni tot. Non avevo visto comunque dei gran risultati, forse anche perché effettivamente un dispositivo a casa magari a qualcuno sì, ma su di me non dava dei risultati eccelsi, anche se qualcosina effettivamente aveva fatto. In qualche zona non mi crescevano più peli, la ricrescita si era rallentata, ma il risultato non era stato proprio soddisfacente al top. Quindi a un certo punto ho messo da parte, ma forse alla fine se l'ho messo da parte anche perché non mi ha soddisfatta. Al che ogni volta io all'inizio dell'estate arrivo con quest'idea della luce pulsata, ovviamente perché durante l'inverno sì, ovviamente la depilazione, però non ci pensiamo come d'estate, che è veramente una noia mortale star lì a vedere il minimo. La minima imperfezione, perché poi d'estate con la luce del sole si vede tutto. Al che, vabbè, ho sentito parlare di questo centro estetico, questo centro proprio specifica per la luce pulsata. E qual è il nome a sveglio? Che è un centro che ultima, dopo che io ho fatto il trattamento, quindi ultimamente è andato moltissimo su YouTube, nel senso che ha offerto ad alcuni YouTubers la prova della luce pulsata. Purtroppo non a me, io l'ho pagato. Però prima che loro facessero, diciamo, questa pubblicità, andavo a fare la luce pulsata alle gambe. Fare la luce pulsata a zona, nel senso che non mi ricordo quanto si pagasse, 70 euro forse, 70 euro la gamba intera, perché non faceva mezza. Io avrei preferito fare solo metà gamba, perché comunque sulla coscia è veramente una peluria molto leggera rispetto a quella che ho sotto. Prima di fare la luce pulsata, quindi una volta che arrivavo da Noma Sveglio, la signorina mi accorciava i peli con una specie di un rasoietto accorciapeli, perché diceva che dovevano avere una certa lunghezza. Quindi mi accorciava i peli di tutta la gamba, poi iniziava a
a sparare con il dispositivo che spara i flash della luce pulsata. Avrò fatto un 5-6 sedute, dopodiché veramente ho mollato, un po' perché in quel periodo comunque stavo, nel periodo in cui avevo deciso di fare la luce pulsata, lavoravo in un negozio, quindi comunque avevo uno stipendio fisso e comunque fare questa spesa mensile, era comunque 70 euro al mese, però non mi pesava tantissimo avendo uno stipendio. Invece dopo poi ho smesso di lavorare in questo negozio per vari motivi e quindi ho detto vabbè, per ora interrompiamo un attimino perché non voglio continuare. Anche perché sinceramente cosa succedeva? Allora, facevo questa luce pulsata alle gambe e succedeva che il pelo era come se ricrescesse tipo pochissimo, tipo meno di un millimetro, quindi si vedeva che ricresceva da tutti pochissimo e poi si fermava. È come se rallentava, cioè rallentava la ricrescita, ma non è che mi è andato a eliminare i peli, radicare. Effettivamente io noto che rispetto ad altre zone del corpo, comunque dove facevo la luce pulsata, ci sono meno peli, ma in realtà il mio obiettivo era quello anche di, oltre che far sì che ci fossero meno peli, anche che si indebolissero. In realtà i peli sono della stessa struttura di prima, solo che magari sono un po' di meno, ma molto poco di meno, nel senso che ci sono ancora. Pensavo addirittura che avesse fatto più effetto quasi il dispositivo stato a casa casalingo rispetto a quello della luce pulsata da Noma Sveio, motivo per cui comunque non ho continuato, forse 5-6 volte non bastavano, ecco, per avere un risultato, però effettivamente non vedevo questo risultato, il che mi infastidiva. Inoltre, ancora cosa ancora peggiore, sulla coscia non vedevo proprio il risultato, nel senso che avevo già una peluria non troppo consistente e quindi il risultato non lo vedevo, anche perché la luce pulsata, diciamo che in teoria va a funzionare più dove ci sono più peli, dove sono più grossi. Quindi già mi dava fastidio dover fare il rasoio alla coscia, dove potevo benissimo fare il laceretto una volta al mese, anche se ricrescevano si vedevano poco rispetto all'altra parte della gamba. E quindi sono rimasta un po' delusa, perché comunque molti ne parlavano bene, magari ad altri ha funzionato, altri no. Quindi fatemi sapere se voi avete fatto la luce pulsata da Noma Sveio, se ha funzionato, se sono io che ho fatto troppe poche sedute. Perché sinceramente non vedevo tutta questa differenza. Adesso ho, diciamo, un pelo normale, forse, non lo so. Adesso, infatti, poi ho smesso perché sinceramente è stata una delusione, un po' come buttare 70 euro per tanti anni. Per tanti mesi. A un certo punto, quindi dopo questa esperienza un po' negativa, ho detto basta, luce pulsata c'è su di me, non funziona. Nonché quest'estate ho deciso, mi si è accesa la lampadina, comunque, perché le stiliste continuavano a dirmi fai la luce pulsata linguine perché a te funzionerebbe benissimo, comunque è una situazione di peluria, che bello per questi argomenti, comunque è una situazione che su di te tu dovresti fare, per risolvere la tua situazione devi fare la luce pulsata, tutte me lo dicevano, anche in genere come vado da un estetista, però magari metti che quella non c'era perché era in vacanza eccetera, andavo da un'altra, arrivava quella e mi diceva Zang, devi fare la luce pulsata. È vero che secondo me le estetiste un po' ci marciano, nel senso che adesso hanno questo nuovo apparecchio e quindi a loro fa comodo venderlo, però è anche vero che effettivamente forse l'unico modo per risolvere un po' la mia situazione, un pochino anche un po' ridurre i peli, renderli più morbidi, più per fare la scelta più facilmente, è quella di fare la luce pulsata. Ho detto vabbè, proviamo. Allora ho iniziato dalla mia estetista, non mi ricordo l'apparecchio che usa, perché GGG qualcosa, ve lo scrivo magari qui, penso che usi, perché è un estetista che comunque segue questo marchio, vabbè, e mi sta facendo la luce pulsata a linguine. E c'è da dire che ho fatto, ho iniziato a giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, dicembre, ho fatto 6 sedute. C'è da dire che sin dalla prima seduta ho notato un netto miglioramento, cioè c'era una zona dove proprio non mi ricrescevano più o mi riescono molto molto sottili, però solo una zona dell'inguine. Invece nelle altre zone continuavo a crescere come prima. Allora ho detto vabbè, magari sarà perché comunque la prima, sono le prime volte, andiamo avanti così a vedere se
la luce pulsata va a colpire anche le altre zone. Il punto è che adesso, dopo 5-6 sedute, comunque noto che la situazione è sempre la stessa, cioè le zone in cui funzionava la luce pulsata sin dal primo momento hanno meno peli, o comunque se ce ne hanno sono molto molto più sottili, una peluria molto più sottile. Nelle altre zone in cui la luce pulsata sin dall'inizio non ha funzionato, continuano a rimanere invariate, che i peli rimangono della stessa consistenza, numericamente uguali, quindi adesso io non so effettivamente se mi conviene continuare. Adesso penso che continuerò per vedere se c'è qualche miglioramento, però a me la situazione mi sembra proprio fissa, nel senso che dove già sin dalla prima seduta vedevo dei miglioramenti, continuano comunque a migliorare o a mantenersi stabili sempre sulla pelurietta leggera, invece negli altri posti, nelle altre zone, li vedo comunque sempre uguali. La cosa che mi piace della luce pulsata, soprattutto d'estate, è che dopo che faccio la luce pulsata, poi io posso passare il rasoio quanto voglio d'estate e la ricrescita è molto più lenta, nel senso che faccio, la cosa che mi aiuta è questa, che mi piace, la cosa positiva, che faccio il rasoio, non so, una volta e poi per 2-3 giorni potrei anche non passarlo perché non mi ricrescono, mi iniziano a ricrescere un po' più tardi. In genere a me, se la faccio la mattina, la sera già di nuovo la ricrescita, cioè è una situazione veramente stressante. E quindi adesso è così la situazione, che è, diciamo, rallenta la ricrescita del rasoio, alcune zone hanno pochi peli, meno peli o più sottili, altre sono proprio come prima, la situazione è terribile, quindi un pochino a chiazze, diciamo. Quindi adesso devo vedere un pochino cosa fare, penso che continuerò un altro po' per vedere un po' se ci sono altri risultati. Quindi questa è la mia esperienza fino adesso, non ho finito tutte le sedute, anche perché non so effettivamente, perché la mia stessa mi ha detto che le sedute sono, cioè il numero di sedute è soggettivo. Quindi riassumendo, all'inguine è la zona in cui effettivamente la luce pulsata mi sta funzionando, perché in alcune zone funziona e in altre no. Invece alle gambe proprio non vedevo un cavolo da una sveglio. Anche, tra l'altro, da una sveglio facevano due trattamenti, uno col gel e uno senza gel. E io avevo come l'impressione che quello senza gel funzionasse di più. E a volte sapete che è anche possibile che loro, per farti allungare le sedute, mettono in moto degli escamotage per fare in modo che tu vai più spesso. Quindi io pensavo che facessero ogni tanto quella col gel, in modo che quindi sarei dovuta andare più volte a fare le sedute. Il punto è che secondo me questa tecnica di marketing, se effettivamente c'è questa tecnica, non funziona tanto, perché se io vedo che la luce pulsata funziona e sono contenta, poi continuo a farla anche nelle altre parti del corpo, quindi magari è una spesa comunque pesante, però continuo a farla anche nelle altre zone, quindi finisco in una zona che poi in realtà ogni qualche volta l'anno va ripresa lo stesso, però finisco in una zona e poi vado a farmi tutto il corpo. È inutile che tu mi vuoi rallentare, ecco il trapano, è inutile che ora tu mi vuoi rallentare l'efficacia del funzionamento perché pensi che io venga più spesso, perché io dopo un po' mi rompo le palle e non vengo più. Quindi adesso vedremo come va con questa esperienza, in caso mollerò anche qui, solo che adesso, visto che siamo quasi nell'estate, vorrei continuare un pochino, anche perché la spesa non è esageratissima, nel senso che sono tipo 29 euro, comunque 30 euro al mese per linguine. E vedremo un po' come va. Fatemi sapere la vostra esperienza, se avete esperienze con laser, con la luce pulsata o con altri metodi. Ricordatevi di lasciarmi mi piace e seguirmi su Instagram come Rossy Makeup. Ci vediamo alla prossima, ciao!